Terra Madre, Salone del Gusto Torino, edizione 2022. Siamo nell'area espositiva della Calabria. Accanto a noi un nome prestigioso di Slow Food, la presidente nazionale italiana, la dottoressa Nappini. Avete iniziato oggi. Sì. Com'è questo esordio qui nel Parco d'Ora? Splendido, direi. Avevamo veramente più energia e più entusiasmo di ogni altra volta nel costruire questa edizione di Terra Madre, perché avevamo veramente una grande voglia di consegnare l'edizione più bella della storia di Terra Madre. Ovviamente questo anche perché venivamo da 4 anni di isolamento, l'ultima edizione nel 2020 purtroppo era stata in digitale, ma evidentemente la dimensione fisica dell'incontro fa proprio parte del nostro DNA e quindi c'era veramente una grande energia e devo dire che mi pare ci siamo riusciti. Un po' il fatto di ambientarlo in un luogo che è aperto, è pubblico, è un luogo rigenerato della città, e un po' il fatto probabilmente che non siamo gli unici ad avere questa voglia di incontro, c'è voglia di fare esperienze collettivamente. Abbiamo notato che c'è una presenza internazionale piuttosto diffusa, piuttosto importante, non solo in termini di rappresentanza di stand e quindi di proposte della vostra filosofia, relative alla vostra filosofia ispiratrice, ma anche tanti gente di tanti luoghi del mondo che gira, passeggia con interesse. Sì, per fortuna, infatti ripeto, volevamo che questo fosse un luogo di incontro e aperto, e ci siamo riusciti, credo. Dal 2004 Slow Food ha aperto alla dimensione globale con Terra Madre, prima era soltanto Salone del Gusto, adesso è Terra Madre Salone del Gusto, e questo, anche questo è entrato a far parte del nostro modo di fare politica, del nostro progetto culturale, e quindi l'internazionalità, l'inclusione, il fatto di dialogare con la biodiversità, che non è soltanto quella genetica delle razze o delle varietà in via di estinzione, ma è anche la biodiversità culturale, no? Delle tante comunità del mondo, è assolutamente una delle più importanti azioni da fare in questo momento. Presidente Nappini, siamo in un'area dedicata alla Calabria, qui accanto ci sono altre regioni del sud, il sud Italia quasi per antonomasia è terra di biodiversità, quindi diciamo interpreta in maniera molto fedele quelli che sono i vostri principi, i vostri ideali, la vostra filosofia relativa allo sviluppo. Ma questo sud Italia rischia anch'esso di perdere patrimonio, di biodiversità, di nicchie di qualità, se prevarranno altre logiche come logiche industriali, logiche di produzione di massa? Assolutamente sì, da una parte a Terra Madre Salone del Gusto la presenza delle regioni del Sud Italia è sempre stata molto, molto ricca e molto determinata, e questo riguarda. Poi faccio un parallelo anche a livello globale col sud del mondo. Anche il sud del mondo a Terra Madre ha sempre trovato casa, e non credo sia un caso. La dimensione anche della convivialità, voglio dire, voi i meridionali in generale ce la insegnano. Il tema qui rispetto a dei modelli non sostenibili che vanno contro la tutela della biodiversità, contro la mitigazione della crisi climatica, contro una diffusione della consapevolezza, la trasparenza nelle etichette, i diritti umani, perché parliamo di sovranità alimentare, di fame, di utilizzo scellerato delle risorse comuni, non è un tema che riguarda soltanto il Sud Italia, ma sono temi globali, e quello che io vorrei affermare fortemente è che questo sistema ci ha portato fino a qui. Tutte le crisi che stiamo attraversando sono strettamente connesse tra loro, e strettamente connesse ad un sistema alimentare che crea paradossi.